incidente in bici, ferita una 70enne. Una donna sulla 70ina è finita all'ospedale questa mattina giovedì 9 giugno ad Adria. Le sue condizioni non sembrano preoccupare, ma ha perso molto sangue per una ferita riportata alla testa. In pochi minuti è arrivata sul posto l'ambulanza e il personale medico ha deciso per l'immediato trasporto al pronto soccorso. La donna era in bicicletta ed è stata investita da un'auto mentre stava facendo retromarcia in corso Mazzini, vicino all'incrocio con via Bocchi. Addio Elios Andreini, ex senatore, aveva 81 anni. Si è spento ad Adria nella notte. Elios Andreini aveva 81 anni, esponente di spicco della sinistra adriese e polesana, segretario provinciale del Partito Comunista Italiano per diverso tempo. È stato vice sindaco di Adria per quasi un decennio, da metà anni 70 fino al 1985, con sindaco Valerio Cavallari. È stato senatore della Repubblica nella decima legislatura, dal 1987 al 1992. È autore di libri di storia locale di successo. Donna scomparsa, si cerca a Porto Tolle. Ha fatto perdere le sue tracce a Porto Tolle da sabato scorso. Si chiama Greta Sprea Fico, ha 53 anni ed è residente a Erba, in provincia di Como. Ma da quanto ha comunicato l'avvocato Annunziata Latella, che sta seguendo il suo caso, la donna aveva una dimora a Porto Tolle e proprio nel comune Basso Polesano è stata vista l'ultima volta sabato 4 giugno scorso. La denuncia è stata fatta e l'avvocato Annunziata Latella chiede a chiunque l'abbia vista di contattare il numero 331-7932-755. Chiesa gremita per l'ultimo saluto a Franco Cappato. Si sono svolti oggi a Grignano Polesine i funerali di Franco Cappato, ex magazziniere del Battaglini che si prendeva cura dei giocatori. Una persona splendida che ha svolto la sua attività in pieno volontariato, ha sottolineato il presidente Francesco Zambelli. A lui piaceva stare a contatto con i ragazzi, l'unica cosa che chiedeva era quella di essere presente nelle trasferte internazionali della squadra. A lui piaceva essere considerato uno della Rugby Rovigo e proprio la sua Rugby Rovigo e i bersaglieri hanno accompagnato Franco nel suo ultimo viaggio. Una grande perdita per la società. Gabrielli ha segnato, ora Rovigo Calcio pensa al futuro. Conferme, certezze e una speranza, la più importante. Le conferme arrivano nella società Rovigo Calcio con la rinnovata fiducia del patron Roberto Benasciutti, al presidente Monica Nale, al vicepresidente Massimiliano Vissoli, al direttore generale Andrea Bimbatti e alla guida tecnica mister Davide Pizzo. La certezza è l'assegnazione dello stadio Gabrielli, che dopo il bando del comune è stato vinto dal Rovigo Calcio. Infine la speranza è quella del ripescaggio in promozione nella prossima stagione.